Voglio dire, con i fretti. Un grande. Cari ragazzi, siamo in viaggio per andare a ritirare le copie del disco Switch. Però volevo raccontarvi il viaggio e la giornata di oggi che si dividerà tra andare a prendere questi dischi, di consegnarli a Filippo Valnegri, il batterista. Avremmo dovuto consegnarli anche a Roberto Piccolo, che però in realtà non può esserci. Tenterò di consegnarli anche a Maurizio Liffi, oggi non so se insegni o invece sia a casa. E poi ci sarà la consegna speciale a Tommaso Fara, che è al momento il fan numero uno del Lemon Quartet e quindi si merita la prima stampa profumata appena uscita dalla fabbrica. Dovete sapere che Tommaso è stato il primo in assoluto ad acquistare l'album su Bandcamp. L'album era disponibile dal 22 febbraio del 2022, quindi dalla mezzanotte. Io a mezzanotte meno 5 stavo scrivendo il post, devo averlo postato a mezzanotte e 9, mezzanotte e 7 su Facebook. E a mezzanotte e 6 mi arriva l'email da Bandcamp che mi avvisava che Tommaso aveva già scaricato, aveva già comprato l'album su Bandcamp. La cosa divertente è stata che gli ho mandato subito un messaggio per ringraziarlo e lui mi ha risposto: zitto, sto ascoltando. Allora, per quale motivo dovrei andare io a ritirare i dischi? Non hai un'etichetta, non hai un qualcuno che si occupi di questo? In realtà no, semplicissima, la risposta è semplicissima, la domanda è lecita, anche perché uno dice: cavolo, hai fatto 80 dischi nella tua carriera e hai suonato per 20 rotti etichette e devi andare tu fisicamente a prendere i CD. Sì. Devo comprare il velcro per il telepass. Comunque Cerenzano a me sembra un nome tipico calabrese, cioè Cerenzano. Verrebbe bene Cerenzano, viene Cerenzano con l'accento nostro, Cerenzano è più giusto calabrese, cioè io promuoverei una, ecco, io promuoverei una politica che dica sì all'annessione di Cerenzano in Calabria. Io mi auguro che questo video arrivi in Calabria e che possa sensibilizzare le persone che dicono, i calabresi dicono: cerenzanesi, venite giù da noi perché è giusto così, cioè ci sono dei paesi che nascono e prosperano in posizioni che non gli si addicono, ecco, per esempio, Cerenzano, perfetto, eccezionale, è come dire soppressata, anzi, soppressata suona già più nordico rispetto a Cerenzano. Cerenzano è per forza calabrese, io dico sì alla Calabria. Arrivammo, testè, con veemenza e 5 minuti di anticipo, anzi, veramente sono 6. Tac, arrivati, tac, portone chiuso, tac, Bartolini, tac, avviso. Poi un giorno mi dovrete spiegare cos'è, cioè cosa vuol dire su Waze abilita l'esperienza anni 80. Cioè cos'è? C'è un navigatore che ti spiega, cioè che ti porta negli anni 80? Cioè puoi viaggiare negli anni 80? Sarebbe anche interessante, altresì interessante. Buongiorno, buongiorno.
operazione conclusa. Oh, comunque a me la pianura piace. Devo dire. Sì, sì. Ecco, io farei un'altra domanda per avere la pianura sul lago di Como. Questa è una cosa che si può fare. Se Gerenzano può essere trasferita in Calabria, anche la pianura penso che possa essere trasferita tranquillamente sul lago di Como, è questione proprio di organizzazione. Ecco, queste sono le cose in cui credo e che avranno un futuro. Belle però le zone industriali, a me piacciono, capannoni, quei posti apparentemente desolati che invece racchiudono vita lavorativa, vita e comunione lavorativa, bellissima, grande poesia. Ecco, farei un'altra petizione, io dico sì agli ambienti, oppure meglio, no, che posso migliorare. Io dico sì alle visite non turistiche e basta, perché sarebbe troppo facile, c'è un bel posto e vado a vederlo. No, io dico alle visite guidate turistiche industriali. Turistiche industriali, è incredibile, perché tu puoi tranquillamente fare fatturato facendo già il fatturato. È incredibile, cioè vengono a vederti mentre lavori, cioè è più o meno la storia del musicista, però applicato all'industria, cioè quindi le scolaresche, il viaggio del domani è quella roba lì, cioè è quella roba lì, è un business che bisognerebbe intraprendere. Io dico sì, perché se Gerenzano possiamo spostarlo in Calabria e la pianura la possiamo portare sul lago di Como, io credo che si possano organizzare tranquillamente, ma proprio guarda, te la butto là così, tranquillamente delle visite turistiche industriali. Io dico sì. Lo so, devo prendere il velcro per il telepass, lo so. Niente, Maurizio non c'è, quindi dobbiamo lasciare le cose nella cassetta delle lettere, però non ce ne staranno molti di CD, quindi vediamo quelli che ci stanno. In realtà ce ne stanno anche di più volendo. Stavo per fare la consegna a Filippo Valnegri dei CD che ho fatto, ma la telecamera si è spenta e quindi adesso avevo quella di riserva che mi sono dimenticato di accendere per riparare all'errore e vabbè, ormai è andata. Scusa Filippo, volevo chiederti la cortesia, ti potresti fare una foto con i CD? Grazie, scusami ancora, ciao bello. Dunque, consegnati anche a Maurizio Aliffi le sue copie prestigiose, questo album altresì prestigioso, ce la cantiamo, ce la suoniamo, e adesso si va da Tommaso, il primo grande fan del Lemon Quartet, che ha aspettato tutti questi anni per poter apprezzare il packaging del nostro album, oltre chiaramente alla questione artistica musicale, vabbè, quella è, come dicono i dottori, la diamo per supposta. Ci stiamo addentrando nel viale alberato Comense, sul lungolago Comense, ed è noto così, lo dico anche qua per creare un altro motivo di petizione, che l'asfalto è un tantinello logorato, talmente logorato che io sinceramente non so se sto più guidando una Jeep o la mia povera Honda, e quindi sì, per carità, staranno anche lavorando, ma da notare, adesso non riesco a farvelo vedere perché l'altra telecamera si è spenta, comunque sul lungo lago di Como stanno lavorando dal 2006-2007
Cioè, tutte queste buche chiaramente sono volute, perché sono state fatte apposta per non rompere le macchine, perché sono proprio costruite apposta, eh. Cioè, voi pensate che ci siano giù dei buchi, che non ci sia l'asfalto. Invece questo asfalto, questi buchi sono stati fatti apposta, cioè sono stati fatti in modo tale che le persone non si sfondino la macchina, addirittura vengono dall'estero alcuni turisti per provare gli ammortizzatori a Como, perché sanno che tanto comunque qui non si romperebbero, quindi è veramente una cosa interessante. Io credo che, ecco, siano il comune di Como sia in testa al genio e alla celerità di produzione, che continua a mietere successi, circa la topografia, circa tutto ciò che riguarda l'urbanistica, il bel vedere e in questo caso anche il bel sentire, perché sentire gli ammortizzatori che rispondono così prontamente, in maniera così intelligente, così sagace, non è da tutti. Quindi ragazzi, venite a Como, perché lago è superato, ormai è una cosa che hanno visto tutti, e oltre al lago c'è la possibilità di provare gli ammortizzatori in un modo che sinceramente non so in quale altre città potreste trovare, forse Roma mi dicono, ma non posso assicurarlo. Quindi ecco, il mio consiglio sinceramente, ma lo dico con tutta l'umiltà del mondo, è venite, perché sul lungo lago di Como è comodo, no, è bello, piace molto. Cari amici, dovete sapere che Tommaso, il più grande fan del Lemon Quartet, è riuscito a ottenere questo. Praticamente l'ultima copia disponibile in celofanata dell'album Pixel, cioè il primo album del Lemon Quartet. Quindi avrà le sue copie, quelle nuove, diciamo, più l'ultima del Lemon Quartet che anelava da tantissimo tempo. Effettivamente io non ne ho più, e quindi addio. Sono un po' in anticipo, per te va bene uguale o stai lavorando? No, va sempre bene, sono a casa. Ah, ok, allora guarda, io per quanto? Guarda, potenzialmente tra un minuto. Abbiamo qui con noi Tommaso, il primo grande fan del Lemon Quartet, al quale andranno di diritto codesti CD. Attenzione che devo filmare l'atto. Freschi, eh. Io l'ho tritato tanto sto disco qua. L'hai sentito? Tanto. Quindi adesso ho un sacco di roba, io il tuo disco l'ho proprio tritato in continuazione anche in cuffia al lavoro. E ti dicevo, ogni volta che ascolto c'è qualcosa di nuovo. No, bello il disco. Poi a me piace anche suonicchiarci sopra le cose, solo che ho poco tempo. Non riesco a contare, ma sono tutte robe immediatissime, bellissime. Voglio dire, con i fret. Sei un grande. Chiaramente da questa parte abbiamo artisti del tuo calibro come Keith Jarrett, Chick Corea, il Border Quartet, infatti è qua, guarda. Ah, c'è anche quello nuovo, te l'ho dato? Sì, mi hai portato. Dove c'è Baluba? Sì. Bella. Ti piace? Ma hai citato i Dream Theater? Hai citato, non è che vuole essere, hai detto, non vuole essere una cosa del genere. No. Intanto li hai citati. Sì, li ho citati, beh, giustamente. E in uno degli special di Manizza, quello che fai anche alla fine, sì. Cioè, ci sento un riff proprio alla John Petrucci. Che è un pezzone, Lemon is New Orange, che però, cioè, un po' te lo aspetti, ecco. Cioè, in un disco di un jazzista ci sta a pennello. Io pensavo invece, quando sono arrivato lì, cioè, sono stato sorpreso da tutte le tracce e poi ho detto, ah, ok, ecco i ragazzi. Bellissimo comunque, no? Narrativo poi, emozionale. Anche tu, un baobab, a un certo punto, quando cambi e diventi cubano, è bello, sorprendente. Sì. E poi è bellissima la cosa nella quale mi sono riscontrato anche da amatore, dilettante, chitarrina, eccetera. È il fatto quando dici, io e Filippo ci siamo dovuti trovare a lungo
per Zubin Metal, proprio per digerire quella metrica e farla diventare un automatismo. Sì. Noi abbiamo fatto dal 2016 al 2018, primi del 2018, trovarci regolarmente almeno una volta alla settimana registrando quello che facevamo. Cioè, quindi io ho tonnellate di ore. Ma mi ricordo che qualcosina mi hai fatto vedere. All'albergo. E vabbè, te Filippo suonate da fuori classe, bestiali. Allora, c'è un certo punto che c'è Maurizio che gioca sugli armonici stoppati. Ah, sì, che sì, è una sì. Cosa... sì, il solo di Manizza. Ecco, lì, pazzesco. E un altro quando entra che sembra proprio un synth. Però non mi ricordo adesso esattamente dove... Che lo capisci dopo con la chitarra, perché vabbè, io sento il plettro, sento la pennata, per cui dico ok. Mentre mia moglie diceva no, guarda che è una tastiera. No, è fatto con... no, ho capito che forse è sempre Banitza, non è la parte... Sì, penso che sia Banitza la parte in cui, prima dell'entrata del coro e della voce. Però vabbè, ci sono un paio di entrate di assoli Maurizio che dici, ma è Maurizio? Perché tu lo vedi lì tranquillo, così, esatto. Quasi chino sulla sua chitarra, invece c'è la bestia che sta suonando. Fammi pensare, Lisio, vabbè, compie un pezzo che sembra che te lo bevi così invece di una complessità totale, soprattutto quando Roberto Piccolo fa sentire la poesia delle quattro corde, lì ha no, io non sono neanche un amante di soli di contrabbasso, perché mi sembra una cosa... Infatti te ne ho messi solo due, sei contento? Infatti. 8 tracce. Ma ti ricordi che quel groove, tu non so se ti ricordi questo particolare, ma quel groove io l'ho scritto al tavolo della vignetta. Sì, me l'hai riportato. Io mi ricordo tantissimo quando lo stavo scrivendo sull'iPad e tu mi hai detto, ma cosa stai scrivendo? E io ho detto, guarda, è un groove che gira in 17 ottavi. Tu mi hai guardato, avevi in mano il piatto, mi hai guardato e hai detto, che cazzata, come te ne sei andato? Veramente? Sì. Invece era vero, non era una cazzata. Andiamo a Pixel, Switch. Ti stavo dicendo che Filippo veramente, io lo so quanto è bravo a suonare, quanto è creativo e quanto sia addicted, perché un po' l'ho conosciuto anch'io, ma fa una prestazione veramente pazzesca. Cioè io... Guarda, testimone, non ci sono trucchi, sto discutendo. No, lo so, è pazzesco. Non ci sono trucchi proprio. Ci ho messo un po' perché sentivo quel e sull'ultimo non riuscivo a capire se facesse e poi ho capito che era incorporato, perché io non conto, cioè io voglio godermi, non sono lì a... No, io peso le dosi dei miei ingredienti, ma contatele voi le battute. Avevi seguito i Red Hot Chili Peppers, hanno fatto un nuovo disco dove il basso è groove. È vero? Non l'ho ancora sentito l'ultimo. Ma anche il suono che si è scelto è una cosa. Comunque hai visto il tempismo di acquisto su Bandcamp? Madonna! Però lì alle 11.55 mi sono distratto 7 minuti poi. Ho visto che hai fatto 06. 06, 6 minuti di ritardo. Perché apprezzo un lavoro così? Perché minchia, cioè, ti sei spremuto. Cioè è nuovo, è proprio nuovo, è fresco, è energetico. Stiamo per vedere il ritratto di Frank Zappa. Ma lo devo trovare prima. Lo deve trovare prima. L'ha fatto la mia zia. Veramente? Sì, la stessa che ha dipinto il puma lì dietro. Si può inquadrare poi? Sì. Si può diffondere? Cioè diffondere, si può far vedere. Se fosse americano sarebbe leggero. Piuma. Ma con gli altri. È il miglior vibrafonista del mondo. Certo. Secondo me è una foto? No, però non so come ringraziarti. No, figurati, grazie a te. Grazie, caro. Grazie mille. Ma facciamoci vivi. Dai, volentieri. E allora ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa simpatica giornata in cui abbiamo consegnato i dischi, ho fatto un po' il Bartolini della situazione e poi alla fine abbiamo coronato questo incontro con il grandissimo Tommaso, che è stato molto divertente. Sono contento di averlo condiviso con voi. Se vi va di contribuire alla crescita del mio canale, iscrivetevi pure, attivate anche la campanella in modo tale che vi arrivino le notifiche.
speriamo di vederci presto. Il vlog continuerà, ma soprattutto continuerà il racconto su Switch, con tanti contenuti track by track, soprattutto dedicati alla scrittura di questo disco. Bella lì, ci vediamo presto, ciao.